La Val Camonica fa da sfondo alle news di questo mese. Dalla cooperativa sociale di Val Camonica e del Sebino parte la nuova edizione di Travel News 24. Ora vi faccio scoprire un aroma che forse non avevate ancora mai visto così. Aroma per ammirare l'Ara Pacis così com'era. Grazie a particolari occhiali, infatti, si riscoprono gli elementi originari di questo capolavoro dell'arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per celebrare la pace instaurata da Augusto sui territori dell'impero. Agli occhi del visitatore gli elementi reali si fondono con quelli virtuali e i marmi si colorano delle tinte di un tempo, in uno spettacolo di suoni e luci. Giorni e orari di apertura sono al sito www.arapacis.it. E io continuo a pregustarmi questo spaccio. Io continuo ad essere all'interno dello spaccio qui a Capo di Ponte del caseificio di Val Camonica e Sebino e vi porto a Gallarate. Compleanno speciale per il Maga di Gallarate, il museo in provincia di Varese è diventato negli anni punto di riferimento per l'arte contemporanea, compie infatti 50 anni. L'anniversario è festeggiato con la mostra Ritmo Soprattutto. Oltre 200 opere documentano il percorso che ha portato alla formazione delle collezioni del museo. Un viaggio per immagini, insomma, che illustra il lavoro di ricerca artistica portato avanti dal Maga dal dopoguerra fino ad oggi, in programma fino al 5 febbraio. Vi ricordo che lo spaccio è aperto tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio e lunedì pomeriggio. E sono qui insieme a latte prodotto a Cremona per la festa del dolce caratteristico, il torrone. L'appuntamento è dal 19 al 27 novembre. Per 9 giorni, nelle strade e nelle piazze della città, spazio a degustazioni e spettacoli. Ci sono i momenti dedicati ai più golosi, infatti, ma anche quelli per gli appassionati di storie e tradizioni, come domenica 20, la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, con la partecipazione di 150 figuranti in costume rinascimentale. Per tutti i dettagli, www.festadeltorrone.com. Ma io voglio venire a fare colazione qui tutti i giorni. L'edizione del nostro TG per oggi finisce qui. Noi vi invitiamo, come sempre, a mandare le segnalazioni a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.